massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Dare Bellato Medical Group. Buona domenica e ben ritrovati con il TG Plus News di Treviso. Apriamo naturalmente con la notizia che da ieri sera continua a venire rilanciata da tutta la stampa della provincia, perché con un lungo, accorato, clamoroso post su Facebook il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha rassegnato le dimissioni nella serata appunto di ieri, sabato 24 giugno, una decisione che, come sappiamo, ne importa anche l'automatica decadenza dalla carica di presidente della provincia di Treviso. Le ragioni di Marcon sembrano essere in prevalenza politiche, ci spingeremmo quasi ad interpretare nelle sue parole una sorta di j'accuse verso presunti giochi di potere all'interno del suo partito, la Lega. Secondo però qualche gola profonda relativamente vicina all'ormai ex primo cittadino castellano, non è affatto escluso che Marcon ci ripensi. A partire da ieri ha infatti 20 giorni di tempo per ritirare le sue dimissioni. Vi invito ad andarvi a leggere nel nostro articolo che abbiamo dedicato a questa vicenda politica del nostro territorio, la più importante sicuramente dell'ultimo periodo, il post integrale che abbiamo riportato nel nostro articolo con cui Marcon ieri ha comunicato le proprie dimissioni al pubblico. E andiamo alla cronaca, nuovi incidenti, anzi sulle strade di Marca, quello più clamoroso vede coinvolti un'autovettura e un calesse sul quale stavano viaggiando il conducente del cavallo e un passeggero. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, il cocchiere del calesse, un 76enne di Carbonera, è stato sbalzato sull'asfalto riportando ferite fortunatamente lievi, mentre il ferito più grave è il passeggero della carrozza, un 63enne di Breda di Piave, trasportato in elicottero all'ospedale Cafoncello, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Anche qui l'articolo di approfondimento su Notizie Plus. Questa mattina invece, intorno alle ore 11 a Roncade, lungo la Treviso Mare, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte un'autovettura e tre motocicli. Sul posto sono intervenute le pattuglie di carabinieri della compagnia di Treviso per i rilievi di legge. Fortunatamente i feriti pare abbiano riportato soltanto lesioni di lieve entità e non versino quindi in condizioni serie. Tuttavia la viabilità della Treviso Mare è stata pesantemente ridotta per circa un paio d'ore. Questa notte invece verso le 4 a Selva di Volparo del Montello in via Schiavonesca Nuova il conducente 34enne di un Fiat Fiorino ha perso il controllo del mezzo fuori uscendo dalla sede stradale e finendo contro il cancello di un'abitazione. A bordo vi erano altri due passeggeri rimasti fortunatamente illesi. Sottoposto dal alcol test, tuttavia il conducente è risultato positivo per quasi 1,40 grammi per litro di alcolemia. Eppure privo soprattutto di patente di guida perché mai conseguita e quindi scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Con questa news concludiamo anche il nostro notiziario trevigiano domenicale. A me non resta che nell'augurare un buon proseguimento di domenica e una buona conclusione di fine settimana da parte di tutta la nostra redazione, non mi resta che ricordarvi che potete ricevere gratuitamente tutti i giorni nel vostro smartphone tutti i nostri contenuti, soltanto quelli che preferite voi, mediante la app, anch'essa gratuita, TG Plus.